Ma abbiamo fatto un buon primo tempo, capitalizzando e costruendo tanto senza concedere tantissimo. Poi però inizio secondo tempo abbiamo cominciato a correre un po' meno, la Vita Bese ha cambiato anche atteggiamento, ha cominciato a giocare un po' meno a giocare sulle seconde palle, avevano fisicità davanti, quindi la partita, diciamo, è diventata un po' emotiva e tante volte lì non siamo stati bravi. Abbiamo sempre impattato, però non siamo stati bravi nel recupero palla e nella riproposta a gioco, perché soprattutto inizio del secondo tempo sia Ferrari che Dursi e Rauti, insomma, Dursi e Rauti hanno gamba, non sono stati bravissimi nell'interpretare quella situazione, per cui ci siamo un po' adeguati. E poi, mettendo anche delle forze fresche in campo, siamo riusciti qualche volta a uscire e a diventare pericolosi, senza poi comunque continuando a rimanere sempre compatti dietro. No, ma noi avremo bisogno di tutti, fra 3 giorni si rigioca, quindi andiamo avanti. Sono tanti giocatori che oggi erano fuori, che possiamo e che dobbiamo recuperare causa Covid. Abbiamo fatto una buona partita, c'è sempre qualcosa da rivedere, rivedremo attentamente il nostro secondo tempo, soprattutto l'inizio gara, dove avremmo dovuto fare meglio alcune cose. Abbiamo sempre chiuso bene dal punto di vista difensivo, con solidità, compattezza, però, come ho detto prima, ci è mancato sempre avere la voglia di riproporre il gioco. In alcuni momenti non siamo stati bravi in questo. No, lo so, quello che arriverà dal mercato l'ho detto. Adesso concentriamoci sulla partita di mercoledì. Prendiamo gli aspetti positivi della gara di oggi, tanti, però evidenziamo anche le cose che possiamo e che dobbiamo migliorare. Perché, come ho detto prima, in alcuni frangenti i miei non mi sono piaciuti nell'interpretazione delle cose. Basta, andiamo avanti. Una vittoria comunque importante, meritata contro un avversario forte, perché questa è la Vita Bese, una squadra strutturata, una squadra forte dal punto di vista tecnico. Mi auguro di sì, perché insomma, sapete, ci sono Frascatore, Cancellotti e Derisio positivi. Mi auguro di sì, perché insomma, poi non hanno sintomi.